così una qualità di frumento in assoluto fra le migliori. E non solo frumento, ma anche pomodori, olive, spezie. Quando verrai da noi per un buon piatto di pasta, Moragna? Adesso mi inviti, ora devo andare, la prossima. Ciao. Ciao. Non tutti hanno la fortuna di voi italiani. Noi, insieme a molti altri paesi del mondo, non abbiamo l'acqua sufficiente per l'agricoltura. Proprio per questo ci sono studiosi come mia cugina Maya, specialista nel ristampo di acqua in agricoltura. Cosa stai coltivando ora, Maya? È riso. Riso? È la coltivazione che richiede più acqua? No, certo che no. Guarda, in questo campo che si trova in India, tutti hanno riso grazie al sistema israeliano di irrigazione a gocce. Riso a gocce? Ah sì, certo, lo sapevo. Sapete tu che qui in Senegal, israeliani ed italiani insieme aiutano i coltivatori senegalesi a costruire sistemi a gocce per l'agricoltura domestica? Una migliore coltivazione con sistemi semplici ed economici. Ah certo, sapevo pure questo. Va bene, vi aspettiamo allora in Asia. Ciao. Sì. Non capite il cinese, ma nemmeno noi. Ma di là te ne capiamo. Computer israeliani aiutano le sale in Cina ed in altri posti del mondo a controllare la produzione di ogni singola mucca. Vero, Shaoli? Allora, da parte al latte ed ogni singola mucca riceve un trattamento personale. Ciao! Grazie. Benvenuti in Australia. Vedete questo grande campo? Ora immaginatevi che qui scoppia una tubatura. Servirebbero giorni finché qualcuno se ne accorga e aree interne verranno danneggiate. Vero, Omer? È vero, Omer. Ma grazie alla moderna tecnologia che abbiamo sviluppato, controlliamo la situazione del campo anche a distanza elevata. Dalla stazione satellitare ricevo i dati dei sensori collocati nel campo. E questo mi permette di analizzare la situazione aiutando gli agricoltori. Così assistiamo ai coltivatori del mondo, incrementando e migliorando le loro produzioni. Siamo circa 8 milioni, 0.0015. Siamo orgogliosi di condividere la nostra esperienza nello sviluppo mondiale, grazie al nostro incredibile campo, per permettere che ogni bimbo e bimba del mondo abbiano cibo buono, sano e nutriente. Per aver dedicato il vostro tempo all'ascolto della nostra storia. Sarà un immenso piacere condividerla con voi, a casa nostra in Israele, la mia famiglia che aspetta.